Quale migliore inizio per questa nuova puntata di Trash Cut al volante, senza volante, ma sul divano, con David Bowie, Cat People, capolavoro anni 80, colonna sonora di uno dei film più attesi dell'anno, almeno per noi, ovvero Atomic Blonde con Charlize Theron. Atomic Blonde, che non è il nuovo blog di Chiara Ferragni, ma il nuovo film appunto con Charlize Theron, diretto da David Leitch. Ed è questa spy story anni 80 con una colonna sonora favolosa, dove Charlize Theron interpreta questa spia inglese nella Berlino del 1989, Berlino in tumulto a causa del muro, alla fine della guerra fredda. Insomma, è un gioco di spie che ci ha divertito molto e ci è piaciuto un sacco. David Leitch, forse la vera sorpresa di questo film, è appunto David Leitch, regista che viene dal primo John Wick, che ha co-diretto insieme a Chad Stahelski, e la vera sorpresa è appunto quella, perché la sua regia non è banale, anzi riesce con delle idee di regia molto interessanti. Sono le due con idee di regia molto interessanti a creare un'ambientazione di questa Berlino al neon, cupa, grigia, sempre che non c'è mai il sole. E, insomma, ragazzi, fotonico. Grande protagonista, appunto, Charlize Theron, bella più che mai, che riesce a, con la sua, il suo carisma, con questi suoi capelli biondi, con queste sue cazzotte incredibili, riesce a fare il film e si dosso sulle spalle tutta la pellicola. Altro grande protagonista è James McAvoy, che interpreta un'altra spia che collabora, insomma, con lei, ed è veramente una rivelazione. Io continuerò a dirlo: James McAvoy è un grandissimo attore, l'abbiamo visto con Split, che ha fatto un'interpretazione incredibile. Qui è sempre molto bravo e riesce comunque a tenere testa a Charlize Theron. Allora, che dire, ragazzi? Noi abbiamo visto in anteprima ieri sera dagli amici del Cinema Victoria di Modena e ci è piaciuto molto. Allora, andatelo a vedere, il film uscirà il 17 agosto, quindi non perdetelo, sarà uno dei film dell'estate. È uno dei blockbuster che tra l'altro non è costato neanche poi una pazzia, ecco, in America è al terzo posto, quindi sta avendo un discreto successo, il film merita. E se forse l'unico difettuccio, se vogliamo chiamarlo così, è una trama un po' troppo intricata per i miei gusti, forse vuole continuamente stupire con dei colpi di scena, ma alla fine i colpi di scena sono un po' troppi. Però insomma, questi sono dettagli, il film è molto godibile, scorrevole, violentissimo. C'è un piano sequenza finale che Leitch omaggia addirittura Alfonso Cuarón nei Figli degli Uomini, non vi dico altro, scopritelo da soli. È un piano sequenza incredibile, violentissimo, e insomma, ragazzi, merita di vederlo. Io vi saluto con David Bowie e Kiss, come sempre. Pa 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 p